venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi cosa accadde il 27 novembre del 1919. In quel periodo, come ben sappiamo, tutti volevano conoscere questo Padre Pio da Pietrelcina, perché i giornali avevano diffuso questa notizia. C'era anche uno studioso dei fenomeni mistici francescani, un francese, un padre cappuccino francese, padre Edoardo d'Alesson, che chiedeva informazioni, e allo stesso padre Benedetto, che in questo periodo non era più ministro provinciale, e poi anche allo stesso ministro provinciale, padre Pietro dei Schitella. In questa giornata fu proprio padre Benedetto da San Marco in Lamis che scrisse una lettera a padre Edoardo raccontando quello che accadeva. Infatti padre Benedetto scrisse: «Sono degli anni che padre Pio da Pietrelcina soffre senza mai lamentarsi. Sono degli anni che si nutre di qualche piatto d'erba senza mai chiudere gli occhi al sonno. La sua vita è la preghiera e l'unione continua con Dio. Da me o da pochi altri sono state osservate non solo le piaghe delle mani, ma anche dei piedi e del costato. Quest'ultima è a sinistra in forma di croce, sempre sanguinante. L'impressione di queste stimmate, di questi segni, avvenne precisamente il 20 settembre, chiaramente 20 settembre del 1918. In questa stessa giornata lo stesso padre Pietro dei Schitella ricevette la lettera di padre Edoardo, che chiedeva informazioni, e subito prese carta e penna. L'indomani inviò la lettera a padre Edoardo. Lo stesso padre Pietro, che era allora ministro provinciale, scrisse: «Da ogni parte del mondo qui giungono domande di preghiere, ringraziamenti di grazie ottenute. Dalle regioni più lontane giungono visitatori guidati non da malsana curiosità, ma anche da vero spirito di devozione. Padre Pio confessa a volte fino a 16 ore al giorno. Vi furono nella buona stagione migliaia di comunioni al giorno, non mancarono visite di persone distinte, ritorni alle pratiche religiose, conversioni di fede. E tutto questo costituisce per me il vero prodigio e attesta che il Signore ha voluto rivelare questo eletto per il bene delle anime e per la gloria del suo nome».